Un negozio aperto vuol dire tante cose. Su questo, ecco, c'è una forte consapevolezza, in primis mia personale. È Luciano Ralli, il primo candidato alla carica di sindaco ad Arezzo, ad essere ospitato nella sede di Confesercenti per ascoltare le istanze, le esigenze e le preoccupazioni del mondo del commercio e degli imprenditori. Il momento è delicato, la ricetta perfetta non esiste. Quello che l'associazione di Via Fiorentina però vorrebbe intanto scongiurare è che le aree industriali dismesse diventino grandi centri commerciali. Questo è il primo incontro. Se io sarò il sindaco di questa città, dovrà essere un dialogo permanente, perché è inevitabile pensare che nei prossimi mesi avverranno, si acuirà, speriamo non molto, ma insomma si potrà acuire una situazione di emergenza economica e occupazionale. Poi magari ci sarà una fase anche di recupero, come è prevedibile. Ci abbiamo da intercettare risorse del governo e del livello europeo. C'è questo accordo che ci fa ben sperare, ci contavamo, poi però sicuramente i soldi arriveranno, è probabile che arriveranno fra molti mesi. Questo vuol dire che c'è ora una fase di emergenza, voi siete i primi a esserne consapevoli, ed è chiaro che rispetto all'emergenza noi dobbiamo sperare che i soldi che ha messo in campo il governo arrivino. Arezzo, ha detto il direttore Mario Checcaglini, dovrà iniziare a pensare ad una strada propria. Un'amministrazione che si ripropone di riprogettare la città pensa a qualcosa di diverso, e noi riteniamo che qualcosa di diverso sia quello che dicevi, la capacità di attrarre investimenti pubblici, perché questa città ne ha assolutamente necessità. L'oro è in difficoltà, lo sappiamo da tempo, il Covid lo sta ancora di più, e quindi questa città si troverà, probabilmente ci auguriamo di no, ma insomma ci auguriamo che ci sia la capacità di convertirsi, ma non tutti hanno questa opinione. Perciò o qui adesso si inventa qualche altro attività economica che è in grado di generare quello che ha rappresentato l'oro, non sarà mai possibile, ma qualche cosa di simile, oppure destinata a un lento, inevitabile declino. Tra i temi trattati anche le infrastrutture, sia fisiche che immateriali, come la connessione internet nei luoghi più lontani dal centro città e l'importanza dei negozi di vicinato. Oggi è indubbio che dall'ordine pubblico anche alla socializzazione della nostra comunità si passa attraverso la presenza dei negozi di vicinato. Questo qualche anno fa era meno evidente, no? Ma da quando alcune situazioni anche di crisi, di difficoltà, una concorrenza anche sleale del commercio online, hanno messo alcuni negozi, alcune attività commerciali in difficoltà, se ne è capito maggiormente il ruolo, perché abbiamo visto che in alcune strade della nostra città, come anche in altre città, devo dire che è un dato nazionale e forse internazionale, si è visto anche che dove chiude un negozio chiude una luce, chiude un punto di controllo anche dell'ordine pubblico,